non so le novità perché stiamo andando avanti col 4-3-3, anche se poi in settimana abbiamo riprovato il 4-2-3-1. Per quanto riguarda i giocatori che hai citato, sono rientrati, quindi per noi è un fattore positivo, sia Vitturini che Birligea, e in questo momento è fuori Mungo, è fuori Soprano perché ha preso una botta al tallone, quindi non sarà della partita. Lasic e Minelli sono ancora fuori e quindi la squadra siamo a posto, ci siamo, io credo che siamo molto competitivi e siamo preparati bene, siamo pronti insomma per andare a Caserta. E allora intanto è una squadra che sta vivendo un buon momento perché a parte la sconfitta dei Terni, nelle ultime partite ha sempre fatto bene. È una squadra di possesso palla, molto secondo me forte nella fase offensiva, è un po' meno forte nella fase difensiva. Hanno subito tanti gol e quindi è un po' quello il loro punto debole perché attaccano in tanti e quindi lasceranno spazio, credo, alle ripartenze. Non credo che cambieranno gioco con noi. E quindi è una squadra forte in forma in questo momento in cui la fase offensiva è la fase predominante. Questa è la Casertana. Poi all'interno della partita Casertana-Teramo c'è la competizione, c'è tutta una serie di discorsi che vanno oltre l'aspetto tattico, che sono secondo me quelli che sono alla fine determinanti, che sono gli aspetti mentali.